forza. Non doveva essere in casa. È in casa, è sempre in casa. A me sembra abbandonata. Infatti non vive lì. Seguitemi. Alle volte fa così. Stai per scoprire perché. Fantastico. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Gears of War 4. Quello era il piano 15 anni fa. Quindi sei cresciuto qui? Sono nato qui, ma sono cresciuto in collegio. Proseguiamo da questo lato, ci dica. Andiamo, va. Abbiamo iniziato l'atto 2 qui. Quindi. È sempre stato così? No, non sempre. Ho tanti bei ricordi di questo posto. Vorrei dire lo stesso. Forse qui da come si sono appostati, va bene. Bentornato a casa, James. Come sapevi che eravamo qui? Questo è nuovo. Non così nuovo. Papà, ci serve il tuo aiuto. Spiacente, ho finito di aiutarti. Ma questa volta non scappo dai COG. Del, sei nei casini anche tu? Fino al collo. Tu dovevi tenerlo lontano dai guai. Lo sai che non è possibile. È invecchiato. Mi presenterei, ma ve ne andrete presto. Faglielo vedere. Cosa deve che farmi senso, vedere? Mi scusi. Hanno attaccato il villaggio. E mia madre è stata presa. Presa? Con tutti i nostri amici. Papà, dovresti guardare questo. No, ascolta me. Ti avevo avvertito di non unirti ai COG. E tu che cosa hai fatto? Oh, papà. Ti ho detto anche di non diventare un estraneo, che i COG ti avrebbero dato la caccia. E tu che cosa hai fatto? Sta zitto e guarda! Merda. Ragazzi? Non hai detto che non stavi scappando dai COG? Sì, beh, fare. In effetti non è proprio così. Ma dannazione, James! Salve. Vabbè, tanto questa fa sempre la brutta fine, o meglio. Dobbiamo finire il nostro discorso. Jean, ascolta, non hai idea di cosa stia succedendo davvero. Certo che lo so. Sedizione. Guidata da un certo James Dominic Phoenix, figlio di un vecchio Gear notoriamente arrabbiato. A proposito, sergente, come stai? Scusa per la porta. Non ti preoccupare, ce ne stavamo andando. Intendiamoci, sergente. Se decidi di aiutare questi fuggiaschi, non posso proteggerti. Già, non fa una piega. Fuggiti! Grande Marcus. A tutte le unità, aprite il fuoco! Casa principale, via! Vedo che te la cavi ancora bene con la gente, Marcus. Vai verso la porta sul red. Occhio. Aspetta. Cazzo. Vada a fanchi. Aia. Già? Un attimo. Scusi. Occhio. Qualcuno che mi dà. Aspetta. Cazzo di botta. Aia, cazzo. Perché questo è il cecchinazzo, quindi mi ha tirato una trambata. Mi scusi? Grande. Mi stanno facendo malissimo. Daniel,
volta. Io sento qualcuno anche qui dietro comunque. No. Fatto all'arco. I due colpi, quindi diamoci una mossa. Aspettate, fatemi. Devo eliminarli tutti questi. Perché io devo cambiare arma. Bella. Ah sì, dovevamo liberare i nuovi giocattoli di Jin, vero? Sì, è tutto il giorno che ci giochiamo. Avanti, seguitemi di sopra. Ho capito, ma io... Cosa c'è sopra? Vorrei cambiare arma, perché qua... Papà, sono dentro. Facciamo le pulizie. Aiutami. Ma che cazzo? Ha solato il corpo a corpo. Così. Sono altri sopra. Ho capito, ma devo cambiare armi perché sto messo malissimo. Aspetta. Altro chopper di distrutto. Forza, se da questa parte. I vecchi Gears, se non ricordo male. Ah, cazzo. Se non ricordo male, il pompazzo andava ancora più forte senza mirare, però. Qualcosa qui da raccattare. Si sta facendo notte. Ho capito. State calmi, state calmi. Voglio vedere se c'è qualche collezionabile eventualmente. Qual è il libro giusto? Vuole una mano? L'ha trovato, l'ha trovato. A tutto il capitolo 2, vabbè, ce ne facciamo. Il primo capitolo è stato abbastanza breve. Questi sono i tesori di famiglia che mi piacciono. Hai tenuto le armature? Sapevo che saresti tornato. Probabilmente col culo in fiamme. Che onestamente detta così non suona benissimo, però. Ma voglio anch'io il Lancer, scusate. Aspetta, lascia fare a me. Mi sembra di indossare una porta. Bene, deve essere così. Non ricordo il tuo nome. Kate. Ok, allora abbine cura, Kate. Ah, quella era di mia madre. Wow, cos'è? Mi dovevano un favore. A proposito, probabilmente lo rivuoi. Ti ringrazio, Del. D'accordo. È ora di presentare il nuovo COG al vecchio COG e far sloggiare queste teste di latta da casa mia. Vai così con cattiveria, grande Marcus. Prendete quello che vi serve. Dovrebbe bastare per tutti. Oh, grande Lancer con la motosega, sì. Ci garba di più. Questo forse lo possiamo mettere. Ecco. Facciamo così. Questo va bene. Il Lancer ce l'hai lasciato. Ok. Meglio questo personalizzato. Munizioni. Ecco. Posto? Ok, siamo. Direi che siamo pronti. Possiamo andare, dai. Merda! Montano le pareti! Distruggeteli! Poi riesci a così. Vai, vai! Con Lancer! Ma che cazzo! Arrivo! Ma perché non va? Tutto corpo a corpo. Potenzialmente ostile. Eccola. Bene.
qual è il piano? Dobbiamo arrivare al mio furgone. Andiamo. Usciamo da qua? Fidatevi. Stavolta non la scapperete. Forse il furgone non serve. Lo avevo appena riparato. Nuovo piano. Distruggete quel castello. Cazzo. Andateci piano con la casa. Distruggete i motori. Un attimo. Potrebbe iniziare bene. È figata anche le coperture che vengono distrutte malamente. Peccato che ci siamo dietro noi, ma questi sono dettagli. Vorrei usarlo almeno una volta. Il Lancer a mo' di motosega. Granata! Vai, vai. Oh. Eh sì, scusate, se si usa il Lancer così. Il Kestrel è tornato al riparo. Non avete via di scampo. Dove cavolo va? Smettete di distruggere la mia fottuta casa! Ormai. Occhio. Aia. Aspettate, faccio passare di razzoni così. Detto. Aia, aia. Ok. Sì, l'abbiamo quasi presa. Quasi. Maledizione. Io. Non riesco a lanciare i razzi. Momento. Aia. E qua ha distrutto tutte le coperture. No, di là, che cazzo fai? Beh, guarda se si mette in copertura sto maledetto. Altri razzi in arrivo! Li abbiamo sentiti tutti. Mi spiace per la casa, ma non penso sia proprio agibile adesso. Papà, ecco. I COG ci stanno alle costole. Il tuo furgone è esploso e la casa è in fiamme. Hai un piano B? Sì, c'è un piano B, ma è giù in cantina. Prendete delle munizioni e andiamo via di qui. Aspetta, prendiamo anche questo. Foto di GD e Ania, madre e figlio, 15 anni fa. Prendete quello che vi serve dall'armeria. Allora aspetta, questo me lo riprendo e vado. Vabbè, l'armeria era qui dietro, quindi tanto vale che ci... No vabbè, queste non le abbiamo neanche usate, quindi figurati. Lancer e... Lancer e... Prendo okay. Io. Munizioni. A posto così. Pronti, pronti. Andiamo, dai. Ragazzi, merda. Che diavolo è una zona vietata?
dettagli e inutili. Granata! Pierre, venite, andiamo giù. Posso portarmi il tricolpo qua? In movimento. Indagine sulle sedie di cantina. Aspetta, fatemi mettere una posizione più. Un altro nemico morto. Ragazzi, questo posto sta per crollare! Scendiamo, presto! State, state, colpo non la porto, che figa! Cantina! Aia, aia! Ah, per un pelo! Mi sono perso. Papà, vicolo cieco, che facciamo? Ora non più. Giustamente si è fatto una cosa drastica. Aspettate, seguitemi. Collezionabile trovato. Progetti casa. Lanza, ce l'abbiamo a posto. Vai. Non posso correre al momento. Ma perché l'hai costruito? Per emergenze. Okay. Direi che questa vale. Sarebbe stato meglio se avessi aggiustato l'esterno. Ci avrebbe proprio fatto comodo. Ragazzi, basta. Che ne direste di parlare, non so, dei mostri che sono appena scappati con tutti i nostri amici? Non appena usciremo da qui ce ne occuperemo. Adesso andiamo. Con un po' di fortuna Jin ci darà per morti in quella casa. Controllerai in ogni caso. Poi ce ne occuperemo. Do sempre un'occhiata in giro, magari qualche collezionabile, qualche cosa di utile. Vado io, eh. Mi spiace per la casa. Porca vacca. Come ho detto, bentornato. Grazie, bentornato un po'. Ok, pare che li abbiamo seminati. Tagliamo dal giardino. Corto in arrivo! Occhio! Non ti vedo. Prossimo! Occhio, cecchini! Inizio in aria. Il cecchino è un po' troppo... Vediamo che sì. L'altro pronto per la discarica. L'unità sta ricaricando. Un botto. Così. Uso della forza autorizzato. Iniziare detenzione. Fuori legge identificato. Non adesso. Cazzo. Possiamo andare? Prego. Voilà. Disobbedienza non consigliata. Disobbedienza registrata. Cazzo, un altro segugio. Ho capito, aspettate che ho problemi. Disobbedienza sono state registrate e inviate. Silenzio. No. Non saranno tollerati comportamenti antisociali. Aspettate, arretro un attimo. Via. Dai giù. Quello è problematico perché è molto bastardo.
bomba è fuori uso. Non è più vicino perché da là non ci ha. Ci becco. Elimina il suo scudo. Guardiano distrutto. Molto bene. Passiamo per la sezione, per favore, che qua siamo messi male. Dove stiamo male. Andando? Al capanno. Dove precisamente? Dall'altra parte della proprietà. Questo ce lo prendo. Fa sempre la sua porca figura. Posso prendere munizioni anche se c'ho sto coso, sì. Per me. Ok. Dame da lancio. Rovineranno i miei cazzo di pomodori. Come? Da qua il fatto è che prendiamo troppo basso. Perché mira dal basso, quindi... Altro cocco! Cosa diavolo avete fatto, ragazzi? Sembrerà strano, ma non ne abbiamo idea! E' fuori uso! Capito? Cazzo! Vediamo se... Oppela! Cazzo! Così dovrebbe andare! Un coglione a mettermi in copertura. Forza, continuiamo a muoverci. Ok. Mi sa che i pomodori sono andati, Marcus, mi spiace, ma... Munizioni, grande. Seguite il sentiero. Nella serra, presto! No, la taverna è un riparo migliore. Ci siamo quasi. Vai, vai. Sì, vai. Vai, vai alla taverna, vai. Va bene, tutti dentro. Ok. Qualcuno mi aiuta? Merda! Capsule, al riparo! Allora... L'altro bot distrutto! Guardiani in arrivo! Questo basta questo. Cazzo! Scusi! Eccoti! Eccoti, sì, no. Cazzo! Aspetta, perché qua... Sono per eliminare prima questo. No, no, ci vogliamo qualcuno che ci spara dalle palle. Sparate pure voi e mi date una mano, sparate top, eh. Vedi i colpi dei nostri alleati vanno rando. Il suo
finiti. Prima i miei pomodori e ora questo. Lo so. Papà, l'eruzione non molla, dobbiamo spostarci. No, ci rifugiamo qui e aspettiamo che passi. Ma in questo edificio non c'è un po' troppo legno? Non cederà. Ne sei proprio sicuro? Non cederà. Merda. Condor, in arrivo. Ce l'hanno eliminato così. Ehi, Condor, va giù. Ti affiatare. Ecco appunto. Scusi. Andiamo. Se riesco a recuperare munizioni evito di cambiare arma. Prendo io. Solo queste c'erano? Qualcuno mi aiuta? Continua verso il capanno. Ci sono ancora. Si sono ancora incoglioniti. Quando i DB erano solo dei raccoglitori di rifiuti. Io ho detto la mia quando hanno attivato gli Shepard. Ma non è servito. Proviamo anche un po' il cecchinazzo, dai. Attenzione, altri DB! Beh, questi se riuscite a eliminarli così è meglio. Questa è la cosa... Ora sarebbe prenderli in testa perché altrimenti... questa mira del cazzo però. Era improponibile. Direi di eliminare prima questo. Vabbè però cazzo. Sì, ma dovete anche venire un po' qua a girare l'avversario, però... non ce la faremo mai. È morto qualcun altro, eh. Ah, no, la cosa. Stanno morendo tutti. Aspettate. Aspettate. Morto pure quest'altra. Cioè, erano morti tutti. Ma perché sto cazzo di immaginino qua che è cattivissimo. Anche questo spara a raffica.
qua, perché sennò queste razzate vanno rando. Ok. Ok, questa è fatta, anche se è stato un po' più complicato del previsto. Vedi quel mulino a vento? Siamo diretti lì. Pensavo cercassimo un capanno. È così, sono uno di fianco all'altro. Cazzo, non funziona, non posso far cuore. È la proprietà della tua famiglia, Marcus? No, apparteneva alla famiglia della mia defunta moglie. Mamma piaceva qui. Ci avevi sorte. Ma non ha visto tutto questo. Allora siamo in due. Forza, ci siamo quasi. Non ricordavo quanto fosse grande qui. Sì, beh, al momento sta diventando stretto. Ehi, avete sentito? Diverti, James? Certo, perché? Tu no? Oh, è sempre un piacere vederti. Quei due si comportano sempre così. Di solito urlano di più. Allora, ragazzi, aspettate, è finito il capitolo 2, quindi siccome già ne abbiamo fatti due in questo episodio, direi di salutarci qui con questo episodio di Gears of War 4. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra, spero che questa serie vi stia piacendo, nel caso lasciate un like, condividete, seguitemi anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale. Noi ci vediamo con il prossimo appuntamento, dove andremo a vedere il capitolo 3 del secondo atto, e dai, alla prossima. Allora, un saluto a tutti da quel tale Ale.